L'Europa più vicina al vaccino anti-Covid. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha annunciato via Twitter l'impegno dell'Unione Europea nell'approvvigionamento del vaccino dopo le buone notizie diffuse dalla Pfizer sullo sviluppo del farmaco. Il vaccino messo a punto dalla BioNTech e Pfizer sarebbe già efficace al 90%. Si tratta del quarto contratto con una casa farmaceutica, ne seguiranno altri, assicura la von der Leyen. Maxi operazione congiunta della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Nel mirino la pirateria online. Sono stati oscurati 5.500 siti illegali di live streaming e canali Telegram che trasmettevano illegalmente contenuti protetti in tutto il mondo. L'inchiesta è volta alla tutela del diritto d'autore in 19 paesi e il valore delle confische supera i 10 milioni di euro. 15 delle persone indagate, oltre alle somme ottenute dall'attività illecita, ricevevano il reddito di cittadinanza. Gli abbonamenti pirati venivano pagati anche in criptovalute. Secondo l'Agenzia Nazionale Politiche Attive e Lavoro, oltre un quarto dei beneficiari del reddito di cittadinanza che hanno sottoscritto un patto per la ricerca di un lavoro ha trovato un impiego da quando è stata istituita la misura. L'ANPAL ha specificato che si tratta di 352.062 beneficiari, cioè il 25,7% dei 1.369.779 firmatari del patto per il lavoro. Il 65% dei contratti è stato a tempo determinato, il 15,4% ha stipulato un contratto a tempo indeterminato, il 4,1% un apprendistato, mentre il restante ha avuto contratti di collaborazione o intermittenti. La solitudine causa depressione in un caso su cinque tra gli over 50. Questo quanto è rilevato da una ricerca condotta presso lo University College di Londra e pubblicata sulla rivista The Lancet Psychiatry, che ha preso in esame 4.200 persone monitorandone lo stato di salute per 12 anni. Dallo studio è emerso che la percezione della solitudine è direttamente collegata al rischio di ammalarsi di depressione, quindi più ci si sente soli, maggiore è il rischio di soffrire di depressione negli anni successivi. Secondo gli esperti, con interventi volti a ridurre la percezione individuale di solitudine, si potrebbe prevenire un caso di depressione su 5 tra gli over 50.